Buongiorno a tutti. Devo più avanti. Qualche settimana fa ho fatto degli hangout con i membri effettivi della mia community, delle persone molto appassionate che frequentano la community, fanno tanto questo contributo. E ho cominciato a parlare con tutti loro. Sono una decina di persone e ho parlato come va, come non va, cosa fai nella vita, come stai. E ho cominciato così, abbiamo fatto questa discussione. Ho fatto tutti la stessa domanda. Perché sei così attivo? Cos'è che ti spinge? Per la mia è una community di prodotto, una community molto tecnologica. Si chiede, ho detto, adesso questi mi rispondono, mi piace il prodotto è una figata, mi serve per il mio business, mi servirà per il mio business, mi piace per fare nuove cose. Zero. Tutti, chiaramente poi sono persone che vengono da varie zone del mondo, quindi non sono italiani, quindi la cosa è abbastanza trasversale. Tutti mi hanno detto la stessa cosa, mi piace il clima. Mi piace perché io parlo e mi sento accolto. Io parlo e penso che quello che dico viene rispettato. Non mi sento giudicato. Allora io così mi sono fermato e ho pensato a due cose. Che ho sbagliato tutto in verità, ma grosso stupore, perché non pensavo che questo facesse così tanta differenza, ok? E la seconda cosa che ho pensato è che magari ero sulla strada giusta, perché effettivamente ci puntava questa cosa. Questa, e chiaramente i miei sviluppatori mi hanno detto, cazzo, ci stiamo a fare, ma qua il prodotto non c'entra niente, ma conta il clima, va bene. Allora ho fatto questo genere di riflessione, che forse, riprendo un po' le parole di Simon Sinek, che è un grandissimo formatore di leader, se non lo conoscete, conoscetelo, che dice questa cosa, che i grandi leader creano spazi dove la gente si sente sicuro, dove la gente coopera, dove la gente ha fiducia e dove i leader mettono sempre le persone prima. Creare uno spazio qui non è facile, essere leader non è facile, però puntare a questo credo che sia di tutti noi. Allora ho pensato che per creare questi spazi, prima di tutto bisogna puntare in alto, avere una vision, quindi vedere dove vuole andare la mia community molto avanti. Voi dovete dare un'idea alle persone, dovete creare un sogno, perché altrimenti le persone non ci credono, non mi seguono. Dovete dire come lo fate? Dovete avere una missione, come fa? Come la mia community fa questo cambiamento che voglio portare? Dovete avere dei valori precisi, dovete darvi. Tutte queste cose devono essere scritte sulla pietra, in un documento, dove vi pare. Queste cose devono essere scritte e condivise e eventualmente elaborate insieme alle persone. Cioè non dovete scriverle voi, devono essere condivise. I valori che devono dettare i tempi della vostra community. Io sono Alessio Fattarini, non mi sono presentato, gestisco una community di un sistema operativo di Linux che non è interessante, si chiama NetServer. Durante la presentazione farò un po' di esempi, tanto per dare un po' ciccia le cose che dico, perché sennò sono concetti che volevo buttare da su e non hanno alcun senso, ma solo per questa cosa. Sono in inglese, non perché voglio fare figo, solo perché dopo me la chiedono, e io sono un pigro, non ho voglia di dire, non ho detto come mai si chiede, lo fate in inglese, quindi avete pazienza. Ad esempio, scrivetelo, cos'è la vostra vision, la vostra community, cos'è la vostra mission, noi in questo caso creare un prodotto che sia estremamente guidato dalla community, costruire insieme il prodotto con una community attiva, amichevole, eccetera, eccetera. E quindi una serie di valori, mettere le persone per prime, possa essere fare le cose insieme, essere inclusivi, le persone non devono avere paura di fare stupide domande, questi sono i nostri valori che ci siamo dati e cui cerchiamo di essere molto attaccati. Questi valori non sono parole buttate là, non sono parole che non hanno alcun senso. Dovete tenerle sempre in check, cioè capire sempre, qui il valore nostro non è rispettato, quindi cosa faccio? E questa è una propria domanda.
proprio per creare questa cultura dell'ambiente bisogna essere accoglienti, assolutamente accoglienti. Cosa significa essere accoglienti? Significa che la prima esperienza è critica. Cioè, una persona arriva, dovete subito beccarla, perché questa persona prende se ne va molto rapido. Quindi, farle sentire che esiste qualcuno che si accorge, perché se uno arriva e nessuno si accorge di me, l'esperienza è brutta. Quindi, qualcuno si deve accorgere, deve sapere cosa fare, perché se arriva lì e non sa cosa fare, che esperienza fa? Nessuna. Quindi deve dire, fai questo, fai quest'altro, adesso vanno di moda tutti quei tutorial, no? Ti fanno, ti danno il welcome nelle varie applicazioni, questo è. Se lui scrive, che si è andato a scrivere o a dire qualcosa, la risposta deve essere pronta. Io non posso scrivere e avere una risposta tra settimane, perché in realtà è 2 ore che me ne vado. Quindi deve essere una curatezza. Questa è una cosa complicatissima, essere inclusivi, mamma mia, difficilissimo. Soprattutto in situazioni come community tecniche, dove ci sono i vari sapientoni, complicato. Dovete creare spazi di sicurezza emozionale. Cioè, la persona deve essere sicuro. Io con quelli che arrivo mi dico, stai tranquillo, non c'è nessun problema, qui sei sicuro, parla, senti il tuo agio, esprimiti, non c'è nessun problema. Create questi spazi qui. Uno dice, ma non serve a niente dirlo, ditelo. Non è scontato. Non è scontato assolutamente. Siate umili. È chiaro che poi ci sono i sacri sapientoni, ma un conto è l'autorevolezza, un conto è essere sapienti. C'è una estrema differenza. Ok? Quindi siate umili, perché sennò altrimenti non includete persone. Perché le persone dicono, io sono quello sfigato, non imparerò mai, finta. La vostra opinione conta. Quindi la tua opinione conta, tu dici una cosa, io la tengo conto, poi dopo, che poi vanno a finire dove serve, non è una decisione definitiva, ma io la tengo conto, o comunque ti faccio sentire che io la tengo conto, importantissimo. Non vi prendete troppo seriamente, cioè questa cosa qua è assurda. Ah no, questo è un team professionale, qui bisogna essere seri, altrimenti non facciamo cose serie. Non vi prendete seriamente, cioè scherzate, porca miseria. Mettete due immaginette, fate due battute, perché questo serve a essere inclusivi. Perché uno dice, ah, vabbè, questi sono troppo seri, io non sono a quel livello lì. E quindi non mi sento dentro. Fate due cazzate, cioè cercate di fare queste cose. Supportate le persone, aiutatele. Sono venute lì per chiedere aiuto, non per darlo, prima cosa. Quindi loro sono lì per chiedere aiuto, in qualsiasi situazione. Quindi create una cultura di social media. Cioè le persone devono sentirsi in debito verso di voi, non verso la community in generale, ma devono sentirsi in debito, perché poi loro arrivano, chiedono, voi lo aiutate, e loro devono sentirsi in debito, ah, mi hai aiutato, allora cosa posso fare? Sfruttate, cercate opportunità per fare in modo che loro che hanno ricevuto aiuto possano aiutare a loro volta. E loro non devono sentirsi in debito nei confronti della community, che magari non si capisce di cosa sia, ma nei confronti delle persone specifiche. Chiedete, fate chiamate dirette alle persone. Io per fare un esempio uso, non so se volete, questo vi parlo di estremamente community online, ma questo vorrei in qualsiasi ambito menzionare le persone. Facebook ce l'ha, c'è tante cose. Allora io ho un database di tag in cui schilo le persone, cioè quello c'è il tipo di skill, quello che viene da quel paese, quello fa questa cosa, io tutta questa cosa qua, quando trovo una discussione, io taggo le persone. E questo ha tutta una serie di conseguenze fighissime. Una, non sono sempre io a rispondere, e questo è già bello. Due, queste persone sono sentite chiamate in causa. Tre, si sentono importanti, perché io li chiamo esperti. Allora sono esperto, ok. Quattro, la discussione è peer-to-peer, quindi la persona, e più questa persona si sente molto importante perché viene riconosciuto il fatto che può aiutare. In più, alla fine di tutto, lo ritiro dentro la community, perché probabilmente questo era un po' che non ci stava, se io lo ritiro dentro magari mi viene voglia di riguardare, la macchiata, eccetera. Quindi date una risposta a tutti, ognuno deve avere una risposta, cercate di capire se il problema è risolto, non è risolto, se devo poter fare qualcosa in più, non sia un posto in cui tutti parlano e nessuno ascolta. Tutti parlano, tutti devono dire la loro, nessuno ascolta. E formate la vostra community per rispondere, perché in questa maniera avete maggiore partecipazione e guidate con l'esempio.
Perché le persone che poi vedono che altri aiutano, aiuteranno a loro volta. Cercate le persone giuste. Questa è, se non volete farlo da soli, non potete farlo tutto da soli, è impossibile, non va. Trovate le persone giuste. Persone, come si trovano le persone giuste, secondo me? Ti aiutano a definire la cultura. Settano un livello alto, ok? Perché gli altri vedono che loro fanno quel tipo di livello e quindi tenderanno ad arrivare a quel livello. Devono condividere la cultura, la vision, la mission, i valori, devono condividere con voi. Questo non vuol dire avere la stessa opinione. Non vuol dire essere, non andare d'accordo, ma dire noi abbiamo questo tipo ideale, bisogna che seguiamo questo, perché altrimenti non ci troviamo. Se io penso che le persone devo trattare male ad essere saccente, non ci troviamo, non fai bene la mia community. E questo lo dico perché mi sono scontrato migliaia di volte queste cose qua. Trovare persone, se riuscite, so che in alcuni ambiti è impossibile, perché sono mal sociali, mi era detto quello che volete, però trovate persone che hanno social skill di un certo tipo, questo diceva anche di cose solite, quello di Airbnb, di qualcosa ne sa. Fate cose che non scalano. E fate cose che non scalano in tempo, cose piccole che hanno grosso impatto. Questo è un mantra assoluto. Fatelo. Fatelo assoluto se siete piccoli. Focalizzatevi su un gruppo piccolo, sappiate sempre la solita regola che il 20% delle persone fa 80% del contenuto. Quindi focalizzatevi su quelle persone, aiuto, non potete sparare su tutti, date aiuto super personalizzato, ed è questo il motivo perché ho fatto l'hangout l'altro giorno, qualche settimana fa con tutti. Perché voglio beccare quelle persone lì, perché quelle persone lì, quell'hangout per me costa un sacco di tempo, però loro si sentono valorizzati. E questo vuol dire tantissimo. E lo vedo proprio, lo scontro proprio, perché poi dopo bisogna anche misurare queste cose qui, come diceva come prima. Ricordatevi, l'attività non è abbastanza, cioè avere una community che ha una grandissima attività che poi si sposta dopo due mesi o si sposta dopo un anno, non è abbastanza. Quello che importa sono i cambiamenti a lungo termine, la cultura. Voi se cambiate la cultura, poi l'attività viene di conseguenza. Ma soprattutto, anche se non c'è attività, c'è comunque una community sana. Questo lo dice un matto, si chiama Lisa Middleton, un mentore da questo punto di vista. Poi, cultura. Ma come faccio a sapere se sto facendo le cose giuste? Io me lo sono chiesto fino a un tempo fa, ma non chiedo anche tuttora, se quello che faccio è efficace o sto perdendo un sacco di tempo? Non lo so. Ma io sto rispondendo alla community, mia community online, quindi rispondo fisicamente, rispondo a 8.000 post, ma serve quello che sto facendo, è meglio che mando la newsletter e ne becco 2.000 e ho un maggiore impatto? Non lo so. Quindi la cultura non basta, serve anche la strategia. Devo capire come mi sto muovendo, cercare quello che sto facendo, eccetera, eccetera, perché altrimenti non funziona. Allora qua vi do un po' di tool, diciamo, in generale. Questo si chiama Community Engagement Cycle, e questo l'ha studiato questi tizi, si chiamano CMX, loro sono Community Manager di Community Manager. Quindi loro sono un'azienda che aiuta il Community Manager a fare i Community Manager. E mezzamente fanno training e queste cose qua. Allora, in realtà, questa cosa che è basata su un modello di un tizio che ha fatto un libro che si chiama UCT, uccinare, per fare prodotti che creano abiti. Loro hanno detto, la persona entra nella community attraverso tanti stage, lo stage dell'identità, lo stage della fiducia, lo stage della partecipazione e lo stage del beneficio penetrare. Identità, cosa intendiamo per identità? La persona si allinea l'identità della community, cioè voi siete qua perché siete il community manager, vi sentite avere delle persone che hanno a che fare qualcosa con la community, se no non sareste qua. E lo stesso viene per quelli che partecipano alla vostra community, c'è un'identità, una parte della mia identità è affiliata a quella cosa lì. Sicché voi vi sentite categorizzati, la mia community è di senior administrator, loro si sentono senior administrator e quindi fa parte della mia community perché si sentono senior administrator. Quello che volete. L'identità deve essere chiara. Deve essere chiara e definita, altrimenti non si capisce che cosa siete e quindi le persone non si sentono parte. Fiducia, ci deve essere fiducia, costruite la fiducia delle persone e significa che la fiducia può essere data verso la community nel suo generale, verso le persone specifiche, verso i rapporti che si creano tra le persone.
E la community deve avere una reputazione, per questo la cultura è importante, perché la community deve avere una reputazione, e questo significa avere fiducia. Se la community poi vengono fuori delle cose che non fanno dare fiducia alle persone, cade tutto. Partecipazione. Come si ricordano le persone che devono partecipare alla tua community? Che cosa fanno? Che esperienza fanno della tua community? Questo è un altro stage importantissimo. Un altro tool, la curva dell'impegno. Una persona arriva alla community, poi diventa passiva, poi diventa attiva, poi diventa un power user, in alcuni stadi diventa inattiva. Quindi dovete capire che cos'è questo per voi. Tutte le community hanno questi stage qua. Che cos'è? Come le definite? Quali sono questi stadi? Come ve ne occupate? Vi riesce a capire che tipo di percorso sta facendo la persona? Io vi faccio un esempio nella mia, per me i potenziali sono gli anonimi, i new sono le persone che hanno, sono registrate, i passivi sono quelli che si presentano alla community online ma non scrivono nulla, gli attivi sono quelli che fanno almeno un post l'ultimo mese, i power sono quelli che vengono definiti power, il mio sistema, la mia platform, che siamo un golden members, eccetera, e poi ci sono gli inattivi che erano persone che partecipavano e poi hanno smesso di partecipare. Dovete capire come gestire questa cosa, cioè come li individuate. E poi la cosa fondamentale di questo engagement è che dovete tenere conto di tutti, tutti, anche le persone che fanno i lurkers. A me i lurkers mi piacciono un sacco, le persone che leggono, anche perché mi sono fatto di essere pieno di persone che leggono e non partecipano. Però la cosa figa è che dovete tenere tutti lo stesso livello di considerazione, cioè avere qualcosa per tutti e non focalizzare solo su qualcuno. Questo è importantissimo, perché altrimenti perdete i pezzi, perché se i lurker non hanno un beneficio della vostra community, non l'avranno mai, voi non vedrete mai alcun tipo di beneficio loro. E ricordatevi che i lurkers possono diventare potenziali membri attivi e power user, in assoluto. C'è una persona che mi ha chiamato ieri, io ho gente che legge, che non so, che da 2 anni legge un sacco, è uno dei maggiori esperti, non scrive praticamente mai, ma io sono una persona fidatissima, che sa benissimo come funziona, non leggere tutto quel tempo. Però sono in fieri, no? Cosa che beneficio ne traggono le persone dalla partecipazione? È critico, critico assolutamente, perché le persone che riescono a trarre beneficio da questo riescono a partecipare e rimanere dentro il tunnel, come si può dire. L'argomento deve dare sia benefici che siano estrinseci che intrinseci, si dicono. Quelli estrinseci sono i soldi, le magliette, gli adesivi, o la partecipazione degli eventi. Quelli intrinseci però secondo me sono ancora più potenti, che possono essere incrementare il tuo profilo, nel senso che io imparo e quindi il mio profilo professionale e personale diventa molto più elevato, perché imparo uno skill che non avevo. Oppure aiuto gli altri e ne ho in cambio il fatto che mi sento bene perché aiuto gli altri mi dicono grazie, mi sento connesso a qualcosa di più grande di me, quindi una causa, una vision, mi sento capito, mi sento visto, mi sento ascoltato, e questo paga, lo sicuro, è difficilissimo darlo, ma paga. Mi sento che ho un senso di autonomia perché imparo, divento sempre più bravo, divento la community, conosco la community e riesco a essere sempre più autonomo. Fate della vostra community un habit, cioè le persone devono tornare. Nel mio caso è molto complicato perché la mia community è per molta parte molto di supporto, quindi le persone arrivano, chiedono e se ne vanno. Io ho voluto cercare di stroncare questa cosa, cioè tenerli dentro, che anche tu devi dare valore, perché le persone devono tornare e devono sapere che c'è qualcosa di figo lì. E lo fate in questa maniera qua, anche dandogli tutta una serie di benefici. Mettete insieme questo qui, con il livello di engagement, lo incrociate in questa maniera qua, e poi andate a dire che cosa fa la mia persona potenziale membro a livello di identity, a livello di fiducia, a livello di partecipazione, e andate a mettere tutte le cose qua dentro.
e avete un chiaro, capite benissimo come funziona la vostra comunità, com'è la partecipazione, cosa fa lui qui, cosa fa questo qua, e avete uno schermo chiaro e ci riuscite a capire se voi state coprendo tutto oppure no, state lavorando solo per quelle persone attive e gli altri ne fregate altamente. Ok? Questo è un esempio che ho fatto io e dovete andare a mettere uno a uno e cercate in questa maniera di farmi un'idea chiara. Vi faccio qualche esempio un po' più stringato. Ad esempio, da me un potenziale che ha fiducia, praticamente ha fiducia nel prodotto e fiducia un po' nei contenuti, quindi pensa che siano passabili, carini, magari il prodotto l'ha scaricata, l'ha usata una volta. I nuovi hanno come vengono accolti, quindi hanno, si sentono accolti perché io personalmente ogni settimana saluto tutti i nuovi, gli dico cosa fare, e faccio questo saluto personale, quindi loro si sentono comunque riconosciuti nella loro presenza. Attualmente andiamo su 40-50 a settimana e loro chiaramente poi rispondono e quindi si crea questo legame. Identità degli attivi. Si identificano come membri della mia community e fanno parte magari di un team. Quelli invece i power user a livello di partecipazione sono molto attivi, quindi rispondono alle richieste di supporto e creano documentazione, testing, eccetera. Altra cosa, prendete questo e metteteci dentro dei contenuti. Cioè, prendete la stessa cosa e poi dite faccio coincidere quello che serve con un contenuto che io faccio o il mio team fa. Ogni cosa ha un contenuto. Ogni cosa ha un contenuto. Un vostro post online, una vostra mail, qualsiasi cosa è contenuto. Creare un calendario, creare una strategia di contenuti fatta per il verso, con una struttura, è assolutamente indispensabile. Perché voi dovete creare valore, perché sono le persone che se ne fregano la vostra community. Voi dovete creare valore, dovete farlo in maniera strategica, andando a coprire tutto, essendo presenti, cercando di dare quello che le persone vogliono, è stato citato anche prima, dovete capire cosa le persone vogliono, perché altrimenti voi puntate su una roba e le persone vogliono tutt'altro, e quindi le persone dicono, a me non mi frega niente questa roba. Sondaggiate le persone, sondaggiate tutte le persone, i potenziali, gli attivi, non attivi, tutti, con le varie cose che vi servono. Un contenuto funziona, andate su quello, misurato e andate su quello, insistete, lasciate perdere gli altri, perché voi dovete io sono un community manager part time, ok? Quindi ho X ore da potersi dedicare, non posso focalizzarmi sulle cose che non funzionano, devo fare delle scelte, tutti devono fare delle scelte, perché potete fare delle cose molto utili. Faccio un esempio velocissimo, questo esempio è un calendario, quindi sono la mia newsletter, serve per determinati tipi di persone, quali sono i miei obiettivi, quali sono i miei parametri di successo, quindi io ho elencato tutti i miei contenuti che faccio e definendo dove voglio andare, come lo misuro, chi vado a servire. E quindi ad esempio questa cosa si chiama From Takers to Givers, fighissimo, vengo le persone che sono poco attive, che hanno ricevuto aiuto, e cerco di aiutarle a aiutare altre persone. E dico, ah cavolo, tu sei proprio un espertino, l'ho visto, perché non aiuti anche gli altri? Funziona molto. Quindi provate dei test di contenuti vari, possono essere dei post, possono essere delle cose che fate, possono essere delle campagne, noi abbiamo le campagne di testing, che funziona molto bene. Mettetelo in un calendario, quindi mettete delle date, io uso Trello, potete usare quello che vi pare, mettete un calendario e quindi date una strategia spuntata e io questo giorno faccio questo, questo giorno faccio quest'altro, poi una settimana dopo capite se ha funzionato o non ha funzionato. Questo è importantissimo, per me è difficile, non ce la posso fare a farlo, però vi dovete forzare a fare questa cosa. Ricordatevi una cosa, questo è una scioma che mi ha guidato tanto, però prendetelo così. Se pensate che una persona che arriva vuole dare contributo alla vostra community, vi sbagliate. Le persone non ne fregano una mazza della vostra community. Sono lì solo per ragioni egoistiche. Hanno bisogno di aiuto, lo vogliono, lo pretendono. E voi non c'è un problema. Di voi non ne frega una mazza. Il lavoro del community manager è trasformare questo individualismo in qualcosa di cui tutta la community ne può beneficiare. Il duro lavoro del community manager. Poi prendo una cosa che è la tua, io ti faccio il conto e questa cosa tua può andare a tutti. Ricordatelo, prendetelo parte del presupposto, ah, lo squisito è più figo. No,
voi dovete ispirare le persone a fare qualcosa più grande di loro in questa mia azione. Tutto chiaro? Grazie. Domande? Una domanda, abbiamo tempo. Come una domanda? Facciamo fare l'opera di costa. Tu puoi parlarci più in là, se vuoi. Ciao adesso, sono un po' sotto, dovevo fermare per dire che sono d'accordo. No, vorrei in realtà più una domanda, è una microscopica riflessione aggiuntiva. Cioè comunque quello che viene fuori da qui, quello comunque che viene fuori sempre, è che la community prima di tutto è una condivisione di valori e poi su quello si costruisce tutto il resto. E invece la domanda che ti faccio è questa, il problema secondo me di quando gli user se ne vanno non è quando stanno allo stage di active e poi diventano passive, ma è quando passano da power user e poi se ne vanno. È successo, ti è successo, come la vedi tu? Assolutamente normale. All'inizio mi offendevo. Mi offendevo molto perché magari ci passi tanto, cioè poi non c'è un rapporto personale, ci passi tanto tempo, ci ha parlato tante volte, ma vedi non ci sono più, un po' te la prendi, ma magari pensi anche che no, ti dispiace che quella persona può dare tanto e non ce l'hai più, no? È normale però, è normale. Soprattutto in situazioni in cui le persone partecipano, nella maggior parte dei casi perché lo vogliono fare per passione, perché poi vengono in mezzo a tante cose, nel mezzo di cui tutti per conto sono problemi personali, problemi di lavoro, non ce la fanno proprio, cioè dicono guarda, è fighissimo, non ce la faccio proprio in questo momento qui. Alcune volte tornano, a volte, non spesso, perché c'è un problema di habit. Se tu perdi l'habit e non lo frequenti più per X tempo, poi l'hai perso. Quindi è difficile poi ritornare al meccanismo. Però l'importante è dare sempre nuovo new blood, no? creare sempre forze nuove. Per quello non ti puoi focalizzare che siamo in 10, fine. No, c'è sempre gente nuova, perché tra 2 mesi quei 10 sono 3. Ok? Quindi ci deve essere forze nuove che tu riesci a creare e quindi quelle persone lì vengono sopperite da altre persone che magari sono ancora più brave. Però per esempio quelle persone lì però hanno già settato una linea, e questo è importante.